Ok, ciao e benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo oggi. Intanto sono riuscito a uscire dalla macchina, come diceva qualcuno, quindi vediamo se riesco a tornare appunto a registrare qua video in studio. Intanto vi dico subito l'argomento di oggi, parliamo di trucchetti in fotografia e soprattutto perché non dovreste stare troppo dietro a queste cose. Ma adesso ve ne parlo bene. Allora, intanto mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Enzo Alessandra e sono un fotografo freelance. Sono anche il fondatore di Photomastery School, che è la prima scuola di fotografia online, dove sto aiutando già diverse centinaia di persone, quindi di principianti, di fotoamatori, a migliorare le proprie competenze in quest'ambito e ottenere risultati migliori. Allora, vi dicevo, l'argomento del quale volevo parlarvi oggi è abbastanza importante. Io non so quanto durerà questo video, però ci sono davvero diversi punti che vorrei toccare perché noto che ce n'è abbastanza bisogno, stanno accadendo un po' di cose che mi hanno portato a fare appunto questo video. Allora, trucchetti in fotografia, ce ne sono una marea di video che ci portano a sperimentare così delle tecniche abbastanza fantasiose che poi ci portano a ottenere anche dei risultati carini, creativi. Sono in parte colpevole anch'io qualche 3 anni fa, oramai avevo fatto un video del genere, quindi 7 trucchi in fotografia. Perché di base sono video che tirano sicuramente qua su YouTube, sono carini da vedere, però me ne pento un po' adesso perché vedo che c'è davvero una grande mole di persone, di fotografi, di principianti che piuttosto che cercare di imparare a fotografare in un certo modo, quindi piuttosto che cercare intanto di apprendere quelle che sono le fondamenta della fotografia, quindi tutta la parte tecnica, le basi, le parti avanzate, la composizione, la luce, come sfruttare appunto, cioè la luce è quello, questo è un argomento che vedo, boh, forse se ne parla poco, però non se ne parla mai abbastanza di quando si parla di luce, veramente non se ne parla mai abbastanza perché vedo che ancora lo vedo dei risultati, insomma, che vedi in giro, insomma, è un argomento che forse andrebbe ancora più curato. Il problema, vi dicevo, che la gente cerca di correre un po', tra virgolette, i rimedi, insomma, cercando questi trucchetti fotografici che in qualche modo dovrebbero, boh, forse aiutarci a fotografare in maniera decente in maniera veloce, ma secondo me no, anche perché poi molto spesso di questi trucchetti uno li cerca perché dice: ah, la foto originale, faccio questa cosa, insomma, viene l'effetto particolare, la posa è diversa dal solito. Ma il problema è che quando escono di questi video, soprattutto importati magari dall'America per paesi anglosassoni e via dicendo, quello che succede è che un video poi viene visto da 100.000 fotografi, poi ci sono 100.000 fotografi che iniziano a fare tutte le stesse foto. Quindi c'è un po' questa ricerca dell'originalità, che è una cosa che a me è sempre, secondo me è una cosa che lascia il tempo che trova, voglio dire. Ci sono delle cose buone, insomma, non fraintendetemi. Intendo che da un punto di vista creativo ci sono degli spunti anche interessanti, magari uno può prendere un'idea per poi farsela un po' sua, da lì creare un progetto, uno stile, un qualcosa magari incentrato su quell'idea. Il problema è che poi, come vi dicevo, anche quelle persone che comunque ancora devono consolidare un po' quelle che sono le basi, cioè non hanno ancora ben presente come costruire una fotografia, non hanno ben presente quello che c'è il ragionamento dietro la costruzione di una fotografia, soprattutto non sanno nemmeno collegare quella che è la fase di scatto alla post-produzione, cosa che secondo me, parlando di digitale, oramai è un qualcosa di una cosa di talmente connesso. In realtà allora anche prima, però adesso è un qualcosa in realtà alla portata di tutti, quindi è davvero, secondo me, impensabile il fatto di dire: ok, faccio lo scatto, basta, la post-produzione non mi interessa, ma di questo ne avevo già parlato in altri video. Quindi il punto qual è? Cercare di imparare a fotografare sperando di imparare qualche trucchetto veloce, perché anche questa è una parola importante, quindi veloce, la velocità, cercare di scavalcare quelli che sono i normali procedimenti, il normale tempo di maturazione che dovrebbe avere una persona per imparare determinate cose, sicuramente ve lo dico con certezza, cioè non vi aiuterà sicuramente. Magari riuscite a fare quel tipo di foto che un po' quell'effetto particolare, quell'effetto wow, magari la carichi su Instagram, poi c'hai tanti like, tante persone che ti fanno i complimenti, e questo è anche un altro danno, secondo me, per chi vuole realmente imparare a fotografare, perché i like su Facebook, su Instagram e via dicendo, vi assicuro che anche quelli lasciano il tempo che trovano. Cioè, se
come metro di paragone per quella che la vostra preparazione, la vostra bravura in fotografia, vi attenete a quelli che sono i like nei social, cioè mi dispiace dirlo, però davvero state perdendo tempo, perché basta mettere la foto di un gattino messo con la gamba all'aria e allora lì insomma fate il botto di like. Quindi questo giusto per fare un esempio, giusto per fare passare il concetto. È un problema che poi solleva, insomma, perché non è soltanto il discorso dei trucchetti. Io adesso lo vedo delle persone che ci contattano, appunto, che vogliono informazioni per quanto riguarda la scuola di fotografia, ma cioè, si spaventano quando dico: guarda, ci sono più di 150 video lezioni, cioè è un percorso completo. Io mi sono sentito, no, io direttamente, ma la persona che ha detto la vendita, insomma, abbiamo un piccolo staff di persone. La persona che ha detto la vendita si è sentita dire: no, ma come tutte queste lezioni, guarda, ho visto un videocorso da 20 lezioni dove già ti spiegava tutto. Quando ti dicono queste cose, insomma, non puoi che alzare le braccia e dire: ok, vatti a fare quel corso di 20 video lezioni, se trovi quello da 5 magari ti spicci in mezz'ora e hai imparato tutto e sei a posto, cioè vai per quella strada. Ma è davvero un problema che noto va diventando sempre più imponente, perché io, per carità, io mi concentro soltanto su persone che vogliono realmente crescere in fotografia, cioè vogliono imparare delle competenze, cioè non vogliono imparare il trucchetto per fare la foto stile wow da mettere nel social che ti fa prendere i like, le cose. Insomma, se cercate di questi sistemi, insomma, è inutile che venite a cercare i miei corsi, perché vi assicuro che vi insegno tutto meno che questo. La cosa a cui tengo invece io di spiegare, insomma, il concetto che cerco di passare è quello di imparare a ragionare alla fotografia, cioè imparare un metodo di lavoro, non un trucchetto che ti fa fare la foto l'effetto. Quello poi magari, guarda, ci sta anche, ma chiamarlo trucchetto è banale, diciamo, sono più dei trucchi del mestiere che uno, io faccio come freelance, lavoro da 10 anni in fotografia, quindi è chiaro che in tutto questo tempo, faccio fotografia da molto più tempo, ma in tutto questo tempo ho imparato comunque a velocizzare certi processi della post-produzione soprattutto, quindi, ma anche ragionare già nel momento in cui vado a inquadrare la scena, vado a esporre in un certo modo pensando quella che sarà anche la fase finale può essere la post-produzione come anche la stampa, non sempre si stampa, insomma, per questo dico. Ma io pure ho paura a volte a dire: guarda, ti insegno qualche trucco del mestiere, perché poi viene frainteso con trucchetti veloci. Magari prima c'è tutta la parte, prima secondo me ci sono tutte le fondamenta e anche quelle vengono date davvero per scontate, perché io poi, io vi dico quella che è la mia esperienza, cioè quella che sto vivendo in questi anni, cioè con i corsi, con le persone con cui parlo, con le persone con cui parla il mio staff, che poi appunto mi vengono a dire: guarda, questa persona mi ha fatto notare questa cosa. Io vi dico persone che forse per un discorso anche d'orgoglio, magari vedono che i miei percorsi partono sempre dalle basi, perché per me è davvero fondamentale. Io ho creato diversi percorsi in realtà, cioè non è soltanto per principianti o per... ci sono diversi percorsi, insomma, dipende anche da quale tipo di livello si parte. Però io tendo sempre a consigliare il percorso completo, comunque che parta dalle basi, sia per quanto riguarda l'aspetto fotografico che l'aspetto di post-produzione, perché molto spesso, ma vi giuro davvero spessissimo, mi sono ritrovato a parlare, a confrontarmi poi con persone che mi dicono: sì, no, vabbè, io guarda, io già fotografo da 10 anni, io le basi le conosco, questa parte non mi interessa. Ho detto: vabbè, ok, cioè, se me lo dici tu, per carità. Però poi mi fai vedere le foto, mi fai delle domande che io capisco bene e ti dico: guarda, non lo dico per una questione mia, dico: guarda che ci guadagni di più, tanto la parte basi poi... Vabbè, lasciamo perdere questo discorso, però non è questo il punto, ma vedo che veramente ci sono delle lacune, ci sono magari anche dei piccoli tasselli, delle piccole rotelline che ti mancano e che poi non ti permettono di fare quel passo in più, di andare avanti. Io vi inviterei, guardate, lo sapete, in descrizione c'è il link, lì trovate anche le recensioni che stanno lasciando gli studenti che seguono i miei corsi. Vi assicuro che non è che sono tutti principianti che partono da zero, ci sono anche quelli, ma ci sono persone anche che fanno fotografia da molto più tempo e sono felici di aver iniziato questo percorso facendo anche quantomeno un ripasso delle basi, ecco, mettiamolo così. Perché purtroppo, come vi dicevo, il discorso dei trucchetti, il discorso di, oramai se ne vedono tanti di questi corsi, cioè corsi che in 2 ore magari ti vogliono spiegare chissà cosa. È un procedimento lungo, cioè non basta sapere
imparare le nozioni, oppure, questa è una cosa che dico anche ai miei studenti, cioè non limitatevi a guardare, magari a spararvi via il corso in 2 settimane, in 1 mese e basta, chiudete lì, ok, ho imparato tutto. No, riguardatelo, mettete in pratica quello che vi dico, riguardatelo ancora un'altra volta, perché vi assicuro c'è una grandissima differenza tra il sapere una cosa, quindi averla vista, averla sentita una volta, e un'altra cosa invece è averla assimilata. E vi assicuro che lì c'è tutto un periodo necessario che ci vuole poi per assimilare, mettere in pratica determinate cose. Insomma, purtroppo non è un qualcosa, purtroppo per fortuna, ma non è un qualcosa, qualsiasi corso, non sono i miei, non sono quelli degli altri, ma io non penso che ci sia un corso che nell'arco di 1 settimana, di 1 mese, ma anche di 2 mesi ti faccia fare dalle basi, magari gli aspetti più avanzati, insomma ti porti da zero a diventare chissà chi. Secondo me non esiste. Caso diverso, magari ci sono dei corsi più specialistici, magari perché si vanno a concentrare su un singolo aspetto, ma lì però, vi ripeto, bisogna trovare quella persona che già sia pronta per andare a focalizzarsi su quel singolo aspetto. Io vi ripeto, per esperienza, quello che sto vivendo in quest'anno, insomma, di scuola di fotografia, perché ho aperto già da un anno praticamente, quello che sto riscontrando veramente è questo. Persone che magari si sentono anche toccate nell'orgoglio quando gli dico: guarda, io ti consiglio di partire dalle basi, cioè ti fai anche un ripasso veloce, te lo fai in 1 settimana con calma e poi va avanti, ma io ho la sicurezza che quantomeno poi quando andiamo a parlare, quando mi viene a fare le domande, dico: ok, ma tu te lo sei fatto tutta la parte base per poi passare a quello avanzato? Perché poi, ripeto, basta che manca un singolo tassello, si dà per scontato, poi però tutta la logica che c'è dietro, perché ripeto è un percorso che è strutturato tutto in una certa maniera, ti manca quel tassello e per il resto non ci capisci un cavolo praticamente. Questo è un po' il senso. Io il consiglio che vi posso, poi ovviamente come vi dicevo dipende sempre da cosa volete fare, da cosa volete imparare, dove volete arrivare con la fotografia, cioè se volete semplicemente, se vi accontentate, non c'è nulla di male di fare delle foto così carine per le vacanze, avete anche la reflex, l'avete comprata perché vi fa piacere, vi fa delle belle foto, fate delle belle foto ai figli, va benissimo, cioè allora il mio corso non fa per voi, insomma, lo dico sempre, ci sono, anche lì vanno bene forse anche quei trucchetti, così se vi volete divertire. Ma siccome a me vengono a cercare anche persone che poi dicono: no, sai, io vorrei farlo come investimento, vorrei anche iniziare a lavorare con la fotografia, però mi vuoi saltare degli step, cioè mi dici: no, ma 150 video lezioni a me sembrano troppe, c'è quel corso che non me lo fa in bene, beh, allora secondo me questo è davvero un problema. Io spero di aver fatto passare il concetto, perché veramente, vi ripeto, mi ci sono messo pure io a fare questi video dei trucchetti così carini che ti fanno la foto d'effetto, ti insegnano magari un piccolo trucchetto in più per fare, va bene, ci sta, però questo è soltanto un contorno, soprattutto se partite dall'inizio, se siete ancora in quella fase, fotografate da 1 anno, da 2 anni e non pensate che se fate fotografia da 2 anni avete ricevuto tanti like e allora siete già dei bravi fotografi. Ci vuole molto più tempo, bisogna davvero entrare un po' nella mentalità. Quindi se siete, ripeto, soprattutto ancora in questa fase iniziale, da pochi mesi, da 1 anno, quello che sia, per sperare di imparare qualcosa da questi trucchetti veloci, da questi corsettini che magari ti propongono, dice: guarda, 10 video lezioni, diventi super bravo, fai la foto d'effetto, tanti like, la foto uguale, eccetera, poi dico, poi fatti vostri, dico, vedete voi, ripeto, in base a quelle che sono le vostre aspettative riguardo alla fotografia, però se avete delle aspettative serie, se volete imparare delle competenze, sinceramente vi sconsiglio di... non dico di perdere tempo in queste cose, perché non è questo il punto, ma quantomeno non vi fissate troppo su queste cose, cioè andate a cercare magari dei percorsi più strutturati, delle cose che realmente vi passino delle competenze, imparate prima di tutto un metodo di lavoro, poi va bene anche il trucchetto, la cosa, magari la vai a implementare a quello che già sai, insomma ci vai a fare un po'... Vabbè, insomma questo video al solito, vabbè, non... 15 minuti, pensavo dovesse durare anche di più. Allora,
Spero di avervi detto un po' tutto. Vi ripeto, chi volesse informazioni, chi vuole crescere in fotografie, chi vuole seguire un percorso completo, strutturato di tante lezioni e che vi sconsiglio io prima di tutto di spararvi tutti in un tempo troppo breve. Per cui davvero è un percorso, ci sono le live settimanali, ci sono tanti contenuti aggiuntivi, è un percorso seguito, non è il classico corso online che vai lì, ti vedi le video lezioni, ah ok, ho imparato questo, chiudo, arrivederci e grazie. È un percorso strutturato, se volete informazioni le trovate lì sotto, trovate anche le recensioni, stanno crescendo, ne stanno arrivando tante, insomma così, perché un discorso è che ve lo dico io, un altro discorso è che ve lo dicono chi sta giustamente frequentando. Basta, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!